Voglio raccontarvi la storia della centesima vittima del 2012. Sì, perché la centesima vittima è una ragazza palermitana. Nel 2012 i dati sul femminicidio sono agghiaccianti. Si parla di una vittima ogni 2 giorni. La centesima vittima è una ragazza di 17 anni. Ha finito la sua vita sull'androne di casa sua. Si chiamava Carmela. Chi era Carmela? Carmela era la sorella di Lucia, la causa involontaria della sua morte. Quella di Lucia è un'innocente storia d'amore di un adolescente che in aprile del 2012 conosce un ragazzo su Facebook. Una bella conoscenza, una storia come tante altre. La speranza è che possa essere una bella storia d'amore, tenera, fatta di messaggini, di belle e lunghe telefonate, di orsacchiotti di peluche nelle ricorrenze. Poi tutto si esaurisce. L'assassino si chiama Samuele. Gli specialisti lo hanno chiamato il classico stalker. Lucia, la sorella rimasta ferita, è parte integrante della storia e per caso non è la 101ª vittima. Ma la 101ª vittima doveva essere lei. Secondo lo stalker, lei è la responsabile del fallimento della sua storia d'amore. D'altronde, una mente malata deve trovare una giustificazione per i suoi crimini, addossando la colpa del suo gesto insano. Ma Samuele ha ucciso solo per amore. Ha detto: ho perso la testa, stavamo insieme, ma quest'estate mi ha lasciato. Mi viene un dubbio. Ma questa è una giustificazione? E se allora lo stalker si sente autorizzato, può uccidere tutte le donne che lo respingono? Tentare di uccidere il suo amore nell'androne di casa sua è giusto? E per poi farsi arrestare dalla polizia alla stazione è giusto? Ma lui alla stazione non stava facendo niente, stava solo partendo. Si dava ad una sana latitanza per riflettere. Ma secondo voi voleva solo scappare per meditare sul suo misfatto? Questo lo sa solo lui. Lo sa solo lui quando ha guardato in faccia le due ragazze, pieno di odio, vedendo il terrore di quelle due ragazze. Quando la nonna le ha lasciate sotto casa, a casa c'era soltanto il fratello Antonio. E dopo aver aperto il portone alle due sorelle, ha aspettato. Ma Samuele non voleva far niente, si è solo nascosto nell'androne. Povero Antonio. Chissà cosa ha provato scendendo le scale, vedendo il corpo martoriato della sorella che giaceva tra la prima e la seconda rampa di scale, quella piena di sangue. Sì, perché la sorella era in una pozza di sangue. Questa adolescente studiava, amava i bambini e i deboli. Voleva diventare un pediatra. Ora è solo sangue,
dolore, lacrime, urla, incredulità. La vicina di casa ha raccontato: ho sentito gridare aiuto, aiuto. Mi sono precipitata al pian terreno. La scena che mi si è presentata davanti era raccapricciante. Samuele era chinato su di Lucia e continuava a colpirla col pugnale. Accanto a lei già la sorella morta. Che stai facendo? Smettila, gli ho gridato. A quel punto l'assassino mi ha guardato con odio ed è fuggito. Chi è l'assassino? È solo Samuele. Si faceva chiamare Tigrotto su Facebook. E su Facebook aveva conosciuto Lucia. Ha confessato il suo crimine, ma Samuele era incensurato. Lui ha vibrato i fendenti contro Lucia e la sorella Carmela. Nulla gli ha impedito di impugnare il coltello e senza alcuna pietà, animato da rabbia, odio e gelosia, ha ucciso Carmela. Scriveva ancora su Facebook, magari riferendosi proprio a Lucia, che qualche mese prima aveva deciso di troncare la loro storia d'amore. L'unica cosa che mi può cambiare è la perdita di qualcuno che amo. Samuele parte da casa sua con un coltello a farfalle in tasca, un'arma che ha un manico che si apre a due parti per scoprire una micidiale lama, estremamente tagliente, una lama che può uccidere, un'arma letale, un brutto arnese illegale. Ma Samuele amava Lucia. Quando messo alle strette ha confessato il delitto, lo ha fatto senza una lacrima, senza una titubanza, ha ammesso: sì, è vero, sono stato io. Ma aggiunge a sua difesa subito: ma a Carmela non volevo succedesse qualcosa. Poi la discussione con Lucia è degenerata e ho colpito Carmela per sbaglio, perché Lucia si è difesa con le mani. Un'agenzia di stampa, all'ora di pranzo, quando tutto il mondo pensava al piatto di pasta, dà la notizia: una donna uccisa e un'altra ferita. Sembra routine. Ormai succede quasi ogni giorno. Ci abbiamo fatto il carro. Forse questo è il cinismo che ci fa esorcizzare il problema accantonandolo. Ma noi questo non lo possiamo fare. Qualcuno ha detto: a scuola il banco di Carmela è in terza fila, accanto alla finestra. Lei vede un gattino da quella finestra e lo guarda e stringe gli occhi per coccolarlo. Ma Samuele preferisce la farfalla. Una farfalla preferisce ad un gattino. Una farfalla che non vola, ma che come un bisturi incide la carne della giovane ragazza. Dice al magistrato: sono fuggito, non sapevo dove andare. Di sicuro è arrivato lontano, dopo aver comprato una nuova maglietta per cambiarsi quella macchiata di sangue. Ma Samuele non voleva uccidere. Intanto è andato armato a casa delle sue vittime. Per questo ha usato uno stratagemma, lui stesso lo ha confessato: ho suonato al citofono dicendo che dovevo consegnare la pubblicità. Samuele dice alle ragazze che vuole discutere, ma Samuele assesta appena appena solo 20 coltellate a Lucia. Poi nasconde la farfalla all'interno di una tanica di benzina di uno scooter parcheggiato lungo la strada. Raggiunge una zona alla quale arriva
lasciando le tracce di sangue, visto che si era ferito alla mano destra. Io non ci credo che sia stato un raptus. Voi ci credete? Le coltellate sul cadavere di Carmela sono precise, nette e dirette al collo. Samuele ha agito consapevolmente, quindi l'omicidio è volontario, premeditato, aggravato da futili motivi. Un omicidio abietto. Cosa resta di Carmela, di quella fragile bambina, di quel fiore reciso nel pieno del suo fulgore? Resta qualche memoria fotografica, come le fotografie con la sorella, il primo dentino, il lento dondolarsi su di un'altalena. Oggi quella ragazza è solo un ricordo, ma Carmela ha difeso la sorella e lo ha fatto perché sentiva che Lucia fosse morta. Lei sarebbe morta di più restando in vita. La violenza si è presentata veloce e distruttiva, si è scagliata con il volto peggiore sulla famiglia Petrucci. Famiglia normale, una famiglia che oggi dobbiamo sentire pure nostra, perché se ci fermiamo a pensare un attimo, avvertiamo il forte dolore della mamma e del papà e del fratello. Questa sera abbiamo sentito il forte bisogno di narrare e fare lo sforzo di capire anche solo ciò che non è possibile capire. Dobbiamo meditare su di un gesto d'amore estremo, il generoso sforzo di Carmela per dare la salvezza a sua sorella. In questo potrebbe aiutarci a riflettere sull'amore i poeti, che possono sentire gli adolescenti, l'amore di Leopardi, l'amore di Saffo, l'amore di Priamo per i suoi figli, re di una città splendida e sfortunata, l'amore del papà e della mamma, dei nonni, l'amore di chi ha visto crescere una bambina e guardare le sue foto. All'ultimo scatto che ha fatto la scientifica. Il mio cuore di padre può farmi immaginare lo strazio dei genitori chiamati ad un destino così crudele, a fronteggiare il dolore immenso nella sua innaturalità, come può essere innaturale la sopravvivenza di un genitore e il proprio figlio. Noi abbiamo bisogno di parole giuste per raccontare un evento che non ha senso, per narrare una storia che sconcerta e ci lascia muti. E ricordiamo agli adolescenti, abbandonatevi ai giochi, ma siate seri. L'amore è meraviglioso, ma è complicato. Vi abbiamo voluto raccontare questa tremenda storia, la tremenda storia di Carmela Petrucci. Vi abbiamo partecipato un dolore straziante. Oggi sul luogo del delitto non c'è più nulla che faccia pensare al sangue versato. Non ci sono più i mazzi di fiori del cordoglio. Non ci sono più le foto di Carmela. Hanno lavato via da tempo le macchie rossastre, ma da qualche parte ci sono conservati i giochi di Lucia, che ormai grande non usava più, perché le ragazze conservano un pezzetto di infanzia come
una bambola, una vecchia borsa, un vecchio diario, un cuore di carta. E ogni tanto riaprono la scatola dei ricordi e la guardano per ricordarsi come erano da bambina. Ma non c'è più Carmela. Non c'è più il suo corpo. Non c'è più il suo sguardo. Non c'è più il suo occhialino. E soprattutto non c'è più la sua voglia di esserci. Io spero che stasera Lucia si sia fatta dei nuovi amici, perché noi, amici miei, dobbiamo adottare Lucia, perché adottandola ci impegniamo a portarla nel cuore e lanciamo un appello. Questa violenza non deve ripetersi, questa violenza non deve ripetersi, questa violenza non deve ripetersi.
19 in piazza in tutta Italia. Qui a Milano alle 18 in piazza dei Mercanti. Allora vuole denunciare un'aggressione. Mi dica, quando è successo? Questa mattina, nella mia casa. L'aggressore l'ha aggredita in casa sua? Come ha fatto a entrare? Vive lì. È il mio marito. Mi dica, dove l'ha picchiata? Non ho niente all'esterno. È tutto dentro. Rosetta? Hai visto? È meglio che andiamo via di qua. L'altra mattina sono scivolata uscendo dalla doccia. Guardate che cosa hai combinato. Sono sempre più sbadata in questo periodo. Devo cercare di stare più attenta. Devi fare quello che lo dico io. Non so dove ho la testa. Nella fretta ho urtato un mobile all'ingresso. E questo vorrei che fosse un brutto sogno. La tua vita è niente senza di te. Non lo capisci. Prima erano solo parole. Oggi vedo con i miei occhi quello che sono diventata. Una vittima. Lo sai. Devo trovare il coraggio di reagire. Un padre orco che ha violentato la figlia minorenne per anni e da quegli orrendi abusi sessuali è nato anche un bambino. È successo a Palermo, dove gli agenti della sezione reati sessuali a danno dei minori hanno arrestato un 46enne accusato di aver violentato e maltrattato la figlia. In realtà le prime indagini condotte dalla polizia avevano imposto all'uomo un allontanamento dal domicilio familiare. Gli investigatori hanno dovuto anche combattere col clima omertoso della famiglia, che inizialmente per evitare lo scandalo avrebbe tentato di convincere la vittima ad abortire e poi successivamente avrebbe spinto la ragazza ad attribuire la paternità del nascituro ad un altro individuo. È l'ennesimo caso di maltrattamenti e di violenza incesto che ha come vittima una giovane condizionata psicologicamente sotto pressione da un padre che l'ha sempre cercata vessandola per usarle violenza. La storia è stata scoperta dagli agenti dopo una segnalazione giunta da una fonte confidenziale. Dopo le opportune verifiche e gli accertamenti che hanno dimostrato che il neonato era realmente figlio del padre della ragazza, per l'uomo si sono aperte le porte del carcere. Don't you know, talking about a revolution sounds and finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables
revolution.